Al mio 3 un'imitazione di Massimo Moratti, questo personaggio del calcio. È un video di piena ammirazione e di stima nei suoi riguardi. 1, 2, 3, via. Sì, cercherò insomma di rassodare l'impatto per quanto riguarda il calcio giocato e metterò soprattutto a sostegno un attacco fatto da 3-4 punte e allungherò i tempi dilungandoli in maniera determinata, cercando di portare in avanti altre 3-4 punte che mi apportino un risultato di garanzia unica e totale. Cercherò insomma di rassodare le due fasce, sia a destra che a sinistra, optando per mettere poi anche in centrocampo 5-6 giocatori in più che mi va a dare un po' a rassodare il comparto del centrocampo, andando ad assicurare in me garanzie di livello per quanto riguarda l'Inter. E sta andando abbastanza bene, mi sembra che ci siamo per quanto riguarda i diversi moduli di attacco e di difesa. Certo, devo modificare un po' la difesa perché va rimessa a posto, però posso contare insomma su leve di garanzia elevata per quel che mi riguarda e per quel che riguarda la formazione che ovviamente mi vede come protagonista nell'ambito del calcio giocato e di quello che sarà nel futuro. L'Inter mi sta piacendo ultimamente e stiamo cercando di vedere un po' le idee più chiare, cercando di osservare meglio i giocatori e soprattutto cercando di andare ad allungare un po' i tempi per quel che posso, e andando a garantire i risultati più corretti per quanto mi riguarda la situazione dell'attacco e della difesa. La difesa-attacco sempre un po' di difficoltà, normale, ci sta. Però, utilizzando il tempo che ho a disposizione, posso fare quel che voglio, andare a garantire un risultato che di fatto può andare a garantirmi un po' di tranquillità, un po' di gioia, un po' di serenità, anche per quanto riguarda l'attacco. E una difesa che purtroppo invece continua a perdere pezzi, ma non penso di fare del mio meglio per andare a sopperire a quelle che sono le mancanze dell'Inter. Ma al fine dei conti ci siamo già garantiti, ci siamo già confrontati anche con Mourinho e niente, siamo divenuti a mettere in una fascia di difesa tra 3-4 giocatori che vadano a fare la differenza per quanto riguarda la difesa, e un attacco che deve essere ancora più potenziato, ma spero che verrà potenziato lungo andare, piano piano cercando di vedere un po' la situazione e il tempo. Niente, per il resto il campo è buono, può andare bene, però bisogna vedere anche un po' le situazioni dei giocatori che insomma devono stare bene, devono avere una perfetta sintonia e sinergia. Grazie a tutti, una buona giornata e grazie per l'intervista da Massimo Murati. Grazie cari utenti, spero che vi sia piaciuta, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, se non volete questa invitazione vada piuttosto bene. A voi spetta l'ultima parola. Ciao, iscrivetevi al canale da Leandro, conoscitore italiano.